Lei stasera ha fatto gasolio, ha visto che ci sono stati degli aumenti? Notevoli, penso. C'è stato non solo il gasolio, ma anche il gas, il metano, hanno subito degli aumenti non indifferenti. È una cosa un po' scandalosa, penso. Si possono limitare gli spostamenti? Cercherà di fare meno spostamenti possibili? Esatto, ci dovrà spostare sempre di meno per risparmiare, per non spendere tutti questi soldi. Però se uno deve andare al lavoro è costretto a fare il rifornimento per andare a lavorare e questo va a incidere sul costo della vita. Quanto è speso per fare il diesel oggi? Spenderò circa 40-50 euro, anche di più, 55 euro circa. Lei viaggia spesso oppure un abitudinario della macchina lo usa solo per viaggiare qui a Fano? No, viaggio tanto, faccio circa 30.000 km l'anno, quindi viaggio tanto, sì. Quindi consuma parecchio? Sì. Ha notato un incremento notevole del diesel? Io mi ricordo 5 anni fa ho fatto il pieno a 1,11 e ora siamo a 1,50. Cioè, è una roba improponibile. E da consumatore cosa si può fare? Bisogna girare vari distributori? No, perché tanto la differenza è minima, quindi ormai vengo qui da tanti anni e continuo a farlo. Però... È un abitudinario di questo gestore? Sì, sì. Io sono abituata a fare chilometri ogni weekend e infatti proprio la prima cosa che ho notato ho detto ma quanto è aumentato oggi, e la settimana scorsa già era sui 0,760 mi pare, 0,770, oggi 0,889 è tanto per qualcuno che, cioè soprattutto per quelli come me che fanno su e giù tante volte e viaggiano tanto in macchina, è un aumento che si sente insomma. Dove si sposta lei? Io lavoro in Veneto, quindi un bel tragitto. Sì, io faccio circa 800 chilometri ogni weekend, perché poi sono qua di passaggio adesso a Fano, quindi vivendo a Civitanova, insomma, io faccio sì 800 chilometri. Quindi incide parecchio, una spesa non indifferente. Sì, incide abbastanza. Poi diciamo che il GPL è quello che probabilmente ha risentito di meno di questo aumento dei prezzi, perché se pensiamo al diesel... sicuramente spese maggiori sicuramente. Speriamo, ecco, io mi auguro che almeno di stabilizzarci, ecco, per un po', poi vediamo, insomma. Come me non si può, per chi come me deve viaggiare per lavorare non può fare a meno, quindi